La parola che noi abbiamo scelto è la parola brace, parlando della sua doppia natura, cioè che da fuoco può restare fuoco oppure può trasformarsi in cenere quando si spegne. È qualcosa in potenziale perché può fare sia del bene ma anche del male. E l'abbiamo associata all'Europa perché appunto l'Europa in questo momento è nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e può sia, il fuoco può divampare, quindi diventare qualcosa di più grande, ma può anche spegnersi e trasformarsi in cenere. Noi come Europa la leghiamo anche a brace, perché la brace è sia qualcosa di positivo perché ci unisce, ma anche qualcosa di negativo perché per esempio adesso c'è un periodo di crisi in Europa, dell'Unione Europea. Noi per l'Europa abbiamo sempre scelto di associarla a brace perché è fatta da vari elementi, la brace, e i vari elementi dell'Europa sono i vari stati che la compongono per renderla unica nel suo genere.